Telefoni cellulari fabbricati in America Latina, catene di approvvigionamento contenute nell'emisfero occidentale, aziende asiatiche in fuga verso il Messico. Questi sono alcuni degli incubi peggiori della Cina e sfortunatamente per Pechino si stanno avverando. Negli ultimi 2 decenni, ogni volta che guardavi dove un prodotto veniva prodotto, le stesse 3 parole ti fissavano: Made in China. Ma questo potrebbe non essere il caso per molto più a lungo. Tra qualche anno, secondo me, potresti controllare il retro del tuo bene più prezioso e leggere la scritta Made in Mexico. Perlomeno questo è l'americano medio, non stiamo parlando degli italiani. Questo cambiamento economico porterà la Cina in ginocchio? Il Messico potrebbe diventare la nuova Cina. Ci sono diverse ragioni chiave per cui il Messico è diventato recentemente un giocatore di rilievo nella produzione globale. Parte di ciò è legato a fattori esterni come le crescenti tensioni tra la Cina e gli Stati Uniti, insieme a enormi problemi nelle catene di approvvigionamento e logistiche dovuti alla pandemia di Covid-19 e alla guerra in Ucraina. Tuttavia, ci sono anche alcuni aspetti fondamentali della società e della geografia messicana che hanno permesso alla nazione di consolidare la sua posizione come potenza economica emergente nel futuro. Investimenti esteri e imprese si sono riversati in Messico quando in passato guardavano la Cina per gran parte della loro fornitura. Produzione. Ci sono 4 motivi principali per i quali si parla tanto del Messico come possibile sostituto della Cina, come produttore chiave per aziende di tutto il mondo. Il primo è che il Messico si trova in una posizione privilegiata se comprata dalla Cina. Il secondo è che può fornire stabilità dove altri non possono. Il terzo è perché il paese dispone di una vasta forza lavoro e salari veramente bassi. E quando guarderemo i dati di questo, ragazzi, vi metterete le mani nei capelli. E il quarto è che il Messico ha la flessibilità che altre nazioni non hanno. L'ascesa del Messico come contendente della Cina è iniziata diversi anni fa. Tuttavia, la storia del Messico come importante partner commerciale e alleato degli Stati Uniti risale a molti anni prima. E poiché gli Stati Uniti hanno una grande economia nel mondo, con un PIL di circa 23,3 trilioni l'anno, grazie al cazzo che spendiamo 800 miliardi militari qua, questo è un grosso affare. La base della Messico-Americana, o guerra del 1847, si concluse quando fu firmato il Trattato di Guadalupe Hidalgo il 2 febbraio 1847. Il Messico ricevette circa 18 milioni di dollari di compensazione, l'equivalente di 1, 2, 3, 4 Bugatti. Anche se in realtà in dollari di quel tempo era molto di più, e invece gli Stati Uniti si presero il Texas, la California, il Nevada, lo Utah e il Nuovo Messico. Ma mi sembra uno scambio bello equo. Anche una gran parte dell'Arizona e Colorado, insieme a parti di Oklahoma, Kansas e Wyoming. Praticamente metà America dopo la guerra, e l'America se l'è comprata praticamente per 18 milioni. Messa proprio così, proprio per centesimi. Inutile dire che non si trattava esattamente di un accordo equo, appunto. Dopo la guerra, i governi delle nazioni rimasero in parte indifferenti l'un l'altro, ma i legami economici e commerciali iniziarono rapidamente a formarsi tra i due vicini. Tra il 1882 e il 1910, le compagnie ferroviarie degli Stati Uniti reclutarono lavoratori al Messico. Un classico, vedi, già tanti anni fa già iniziavamo a importare gente qui per lavorare perché qui nessuno c'ha voglia di fare. A causa della scarsità, appunto, della manodopera che si manifestò agli Stati Uniti. Non so se era scarsità o se c'era poca voglia di fare gli americani, ma in questo caso, in questo momento, la poca voglia di fare gli americani. Questo fu in parte dovuto alla Chinese Exclusion Act del 1882, che fermò l'immigrazione dalla Cina all'epoca. Si stima che più di 16.000 messicani lavorassero nelle ferrovie all'inizio del XX secolo e costituivano fino al 60% della forza lavoro ferroviaria degli Stati Uniti. Quindi, anche oltre 100 anni fa, c'erano dispute e spostamenti dell'equilibrio del potere degli Stati Uniti, Cina e Messico. La situazione oggi è molto diversa rispetto al passato, ma le economie di tutte le 3 nazioni sono sempre state in qualche modo intrecciate o perlomeno si scambiavano tante cose. Nel 1965, ragazzi, la fine di un programma temporaneo di lavoratori degli Stati Uniti portò il ritorno in Messico di centinaia di migliaia di lavoratori migranti. Il governo messicano istituì un vasto programma di sviluppo industriale focalizzato sulla produzione vicino al confine tra Stati Uniti e Messico per consentire un facile movimento di beni e componenti tra i due paesi. Questi impianti erano chiamati maquiladoras, impianti di assemblaggio, e impiegavano operai messicani gravemente sottopagati per produrre merci per il mercato statunitense. Un classico, vedi, come i cinesi e i taiwanesi per noi in Europa, i messicani per l'America. Un classico. C'è stata un'enorme affluenza di lavoratori dal sud del Messico che si sono diretti al nord per lavorare in questi, appunto, impianti.
E nel 1992 circa mezzo milione di persone erano impiegate negli impianti di assemblaggio, che producevano circa 19 miliardi di dollari di beni e servizi, ovvero il 40% delle esportazioni totali in Messico, in un solo punto. Assurdo. Questo spostamento per aumentare la produzione economica del Messico attraverso questi impianti divenne noto come il miracolo messicano e portò a una scelta, una crescita economica sostenuta tra il 3 e il 4% per quasi 3 decenni. 3-4% fissi per 3 decenni, ragazzi, è un casino. Se pensiamo che oggigiorno fare l'1% è veramente tanto, con queste crescite lente che vediamo, qui fissi al 3-4%. È questa fondazione che avrebbe portato il Messico a dove si trova oggi, che, per dirla chiaramente, sta sottraendo contratti affari alla Cina. Tra il 1 gennaio 1994 l'accordo di libero scambio nordamericano, o NAFTA, fu firmato ed entrò in vigore. Ciò diede inizio a un processo quindicennale di smantellamento delle tariffe e delle tasse tra i governi messicano, statunitense e canadesi, appunto, tutto nord-sud. Ci furono molti problemi sociali derivanti dal NAFTA, sicuramente, ma gli economisti, quando mettono tutto insieme, concordano generalmente sul fatto che abbia contribuito alla crescita economica, triplicando quasi gli scambi nordamericani. Il NAFTA giocò un ruolo importante nell'aiutare la crescita economica messicana e nel consentirle di trovarsi nella posizione unica in cui si trova proprio oggi. C'è molto da esaminare tra gli Stati Uniti e il Messico, specialmente per quanto riguarda le politiche di confine e le differenze culturali, soprattutto se parliamo oggigiorno, il fatto che negli ultimi 3-4 anni di Biden abbiamo ricevuto 8 milioni di immigrati illegali. Questo è importante sapere, che dopo il NAFTA gli Stati Uniti e il Messico cambiarono leader diverse volte, ma il commercio e la cooperazione economica tra le due nazioni continuarono. Poi nel 2020 l'accordo Stati Uniti-Messico-Canada ha sostituito il NAFTA. 2020, qui parliamo di tra Trump e Biden. La relazione tra i governi degli Stati Uniti e il Messico era incentrata su guadagni economici, con ciascuna nazione che guardava i propri interessi. Ciò significa che quando gli Stati Uniti beneficiano, il Messico beneficia e viceversa. Possiamo utilizzare questo fatto per capire come le cose stiano iniziando ad andare molto male per la Cina e perché il Messico sta beneficiando così tanto dalle loro perdite. E proprio andremo nei numeri per farvi capire quanto la Cina ci sta perdendo e quanto la Cina sta perdendo il cliente più grande che ha in questo momento. A partire dal 2023, il Messico è diventato il principale partner commerciale degli Stati Uniti, superando sia il Canada che la Cina. Nel 2023, ragazzi, il Messico number one partner. Il Messico fa più trading con l'America di quanto faccia la Cina con l'America. Circa 263 miliardi di dollari di merci hanno attraversato il confine tra gli Stati Uniti e Messico nei primi 4 mesi del 2023. Le esportazioni messicane verso gli Stati Uniti hanno totalizzato circa 157 miliardi di dollari, mentre le esportazioni degli Stati Uniti verso il Messico hanno raggiunto 107 miliardi. Il 15% di tutto il commercio degli Stati Uniti quindi è stato effettuato con il Messico, seguito dal 15,2% con il Canada e soltanto dal 12% con la Cina. Questi numeri sono intriganti perché nel 2022 il 7,5% di tutte le esportazioni degli Stati Uniti sono state importate dalla Cina e il 16,5% delle importazioni dagli Stati Uniti proveniva dalla Cina. La Cina quindi ha perso un casino. La Cina è stata effettivamente il principale partner commerciale degli Stati Uniti dal 2014 fino al 2022, quando poi è stato superato poi da Canada e Messico. Il 2023 è una delle poche volte in cui il Messico è stato il principale partner commerciale degli Stati Uniti nella storia recente, ma questo potrebbe diventare la nuova normalità. Ci sono due fattori principali che hanno portato il Messico a sostituire la Cina come principale partner. Il primo è lo scontro tra le due potenze. Come ben sappiamo, Xi Jinping e Biden, ma anche Xi Jinping e Trump, non è che se vogliono bene si abbracciano e si danno i bacetti. La loro relazione è basata su guadagni economici, ma le loro ideologie sono completamente opposte. Da una parte abbiamo la dittatura, diciamo, comunista, e dall'altra abbiamo il capitalismo liberale, anche se lì possiamo avere, diciamo, i nostri dubbi, però abbastanza capitalista. Iniziamo discutendo cosa invece è successo tra Cina e Stati Uniti e come ciò ha portato il Messico a trarne vantaggio. Il commercio tra Stati Uniti e Cina ha iniziato a incontrare problemi nel 2018, quando l'amministrazione di l'omino arancione Donald Trump ha iniziato a imporre tariffe sulle importazioni cinesi come punizione per Pechino e le aziende cinesi che si stavano rubando le proprietà intellettuali degli Stati Uniti. In risposta, la Cina ha implementato tariffe sulle merci statunitensi. Questa battaglia è continuata per un po', risultando in circa 335 miliardi di dollari di scambio, ovvero il 66,4% delle esportazioni cinesi verso gli Stati Uniti, soggetti a tariffe, cioè un bordello di soldi tariffati.
tariffati. L'America su questo ci ha preso un casino di soldi, l'omino arancione si è intascato un bordello. L'importo medio delle tariffe degli Stati Uniti sulle merci cinesi è di circa del 19%, mentre Pechino ha stabilito un importo medio del 21,2% sulle merci americane. Quindi, diciamo, Pechino ha messo un importo più alto dell'America. L'America però importa molto di più, quindi in realtà dal punto di vista di peso l'America qui ci stava guadagnando un casino. Il risultato di questa guerra delle tariffe è stata una riduzione dell'8,5% degli scambi dalla Cina agli Stati Uniti e una diminuzione del 26% degli scambi dagli Stati Uniti alla Cina. Quindi entrambi i lati abbiamo perso tanto, entrambi i lati hanno perso molto commercio. E poiché l'amministrazione Biden non ha revocato alcune delle tariffe imposte da Donald Trump, per quanto Biden ha cercato di distruggere tutto quello che ha fatto Trump, questa cosa l'ha mantenuta perché ha fatto una cosa Trump che pochi volevano fare e non voleva fare incazzare gente, ha permesso al Canada e al Messico quindi di contendersi nuovamente la posizione, il primato del commercio con l'America. È diventato troppo costoso per molte aziende statunitensi importare prodotti da Cina e mantenere i loro costi competitivi, e ciò ha portato molte imprese a cercare altrove per garantire beni e manodopera, aggravando solo ulteriormente la diminuzione degli scambi tra Cina e Stati Uniti. A fine di maggio 2023, gli Stati Uniti hanno effettuato scambi per 68,7 miliardi di dollari con il Messico, 67,6 con il Canada e 46,6 miliardi con la Cina. Cioè la Cina ha perso un casino di trade. Questo rappresenta rispettivamente il 15,9%, il 17, il 15,17% e il 10,8% del totale di scambi effettuati con gli Stati Uniti. Qui parliamo di scambio totale con gli Stati Uniti a livello globale. Il Covid-19 ha messo il coperchio sulla tomba relazioni commerciali tra Stati Uniti e Cina, quando sono emersi problemi nelle catene di approvvigionamento, nella logistica, a causa del blocco globale del trasporto marittimo e della logistica causato dalla pandemia. È possibile che le tariffe, la pandemia e i problemi nelle catene di approvvigionamento abbiano creato la tempesta perfetta che potrebbe portare declino dell'economia, appunto, della produzione di questi prodotti cinese e all'ascesa del Messico. Prima di esplorare cosa ha fatto il Messico per superare la Cina come principale partner commerciale degli Stati Uniti, è necessario discutere come la Cina possa essere in realtà il suo peggior nemico di se stessa. Per decenni la Cina è stata in grado di competere con gran parte della concorrenza globale nella produzione a basso costo. Te credo, se costa meno di tutto quanto, metto lì la produzione e poi vendo per tutto il mondo. Ciò ha portato enormi quantità di investimenti e denaro nel paese, consentendo alla sua economia di crescere rapidamente. Tuttavia, il risultato di questo afflusso di denaro significava che la Cina e i suoi cittadini stavano diventando più ricchi, il che ha portato molti lavoratori ad aspettarsi salari più alti. Nel corso di 2 decenni il reddito e il PIL pro capite in Cina sono aumentati di 10 volte. Poi noi pensiamo all'Italia, dove il nostro, diciamo, PIL pro capite è rimasto uguale per gli ultimi 20 anni, la Cina l'ha decuplicato. Mentre la Cina trovava successo, i suoi cittadini iniziavano a pretendere salari più alti, i costi di produzione iniziarono ad aumentare. Ha avuto senso per aziende straniere fare affari con la Cina quando era conveniente dal punto di vista economico, ma per alcune questo non è più il caso. Motivo per cui le aziende stanno cercando altrove per trovare manodopera più economica. E uno dei paesi che si distingue più di tutti in questo momento, ragazzi, è il Messico. Ora vediamo quanto viene investito in Messico e cosa questo afflusso di affari ha fatto per migliorare l'economia del paese e le sue capacità manifatturiere. Le industrie che ricevono maggiori investimenti in Messico sono il settore farmaceutico e automobilistico, seguito dall'industria alimentare. Le aziende stanno guardando anche al Messico per garantirsi diritti minerari e accesso a metalli di base. Esempi significativi di questo afflusso di imprese straniere sono l'investimento di Ford di 260 milioni di euro, dollari, scusatemi. E proprio anche Volkswagen, e questo lo so perché ci lavoravo e mi ricordo quando c'è stato questo update, di 760 3 milioni di dollari investiti nel Messico in una fabbrica di veicoli elettrici nel paese. Nel novembre 2022 il ministro dell'economia Raquel Buenrostro Sanchez ha annunciato che più di 400 aziende nordamericane hanno intenzione di trasferire le loro, diciamo, aziende, il loro headquarter di produzione dall'Asia al Messico. Quindi è evidente che c'è stato un cambiamento nel lungo e nel luogo in cui le aziende, soprattutto dagli Stati Uniti, fanno affari. Ma non solo le aziende occidentali che si stanno spostando in Messico, anche le imprese cinesi si stanno dirigendo verso il Messico per sfruttare gli asset chiave della nazione e ottenere un maggior accesso ai mercati nordamericani. Cioè, le aziende di produzione cinese che prima producevano in Cina per portare i prodotti in America hanno realizzato che molta gente, per un fatto di costi, sta andando in Messico. I business owner, gli imprenditori cinesi, come gli imprenditori italiani che vengono in America, hanno detto: sai che c'è? Ciao! E ce ne andiamo in Messico pure noi, e questo è quello che sta succedendo. Quindi non solo
gli americani stanno venendo in Messico per produrre, lasciando la Cina, ma anche i cinesi stanno lasciando la Cina per produrre in Messico. Quindi doppio attacco all'economia cinese. Si è riportato che investimenti cinesi in Messico sono aumentati da 154 milioni di dollari nel 2016, prima dell'amministrazione Trump, a 271 milioni di dollari, quasi un aumento del 50% in risposta alla minaccia degli Stati Uniti di imporre tariffe l'anno successivo. Nel 2021 le aziende cinesi hanno investito 492 milioni, che appunto il paese diventava sempre più attrattivo. Ora vediamo come il Messico sta rimpiazzando la Cina, almeno in diversi aspetti del mercato globale. Come accennato in precedenza, ci sono quattro motivi principali per cui ciò sta accadendo: posizione, stabilità geopolitica, riserva di manodopera e flessibilità. Esamineremo ciascuno di essi e analizzeremo come questi fattori hanno contribuito a rendere il Messico una delle economie più cruciali al mondo. La vicinanza del Messico agli Stati Uniti conferisce un enorme vantaggio rispetto alle altre nazioni. La vicinanza del Messico ha permesso ciò che viene chiamato il nearshoring. Noi la chiamiamo la chilometro zero, l'economia chilometro zero. In sostanza è praticamente la stessa cosa. In sostanza, questo significa spostare catene di approvvigionamento e di logistica, manifattura e scambi più vicino alla casa, che sarebbero gli Stati Uniti. E per gli Stati Uniti non si può essere più punto più vicini del Messico, cioè sei attaccato, è come dire io ho la produzione in Svizzera per vendere a Milano, cioè la stessa cosa. La transizione verso la conduzione di affari con il Messico è stata accelerata dalla necessità di procurare beni e materiali cruciali per mantenere la funzione dell'economia statunitense durante il Covid. La Cina poteva produrre tutti i beni che voleva, ma poiché la nave container impiega tra i 15 e i 30 giorni per raggiungere gli Stati Uniti, molte aziende, specialmente quelle in attesa di componenti o parti chiave, hanno cercato alternative e il Messico sicuramente era quella più vicina. Inoltre, durante la pandemia, gran parte del trasporto marittimo è stato interrotto completamente. Questo problema avrebbe potuto essere evitato se le imprese statunitensi avessero fatto affidamento sul Messico come loro principale produttore, poiché non solo i beni sarebbero stati più vicini, ma anche molto più facili da spedire. Solo per mettere le cose in prospettiva, il porto più trafficato della Cina, Shanghai, si trova a 6.500 miglia di distanza da Los Angeles, o 10.000 e passa chilometri, mentre lo stabilimento automobilistico Ford a Hermosillo, Sonora, in Messico, dista solo 664 miglia o poco più di 1.000 km appunto da Los Angeles. Quindi siamo 10 volte più vicini in termini di trasporto. Trasportare merci e risorse dal Messico agli Stati Uniti non solo è più veloce, quindi, ma anche più economico, che tu lo faccia con nave o con truck. Se invece vuoi essere più veloce da Shanghai, devi metterlo per forza su un aereo che ti costa un bordello e non è sostenibile. Infatti, i beni prodotti in Messico, ragazzi, possono essere caricati su un camion e trovarsi ovunque negli Stati Uniti entro 5 giorni, mentre la nave dalla Cina minimamente 15 giorni. Le aziende sanno che i loro prodotti provenienti dal Messico saranno quasi sempre consegnati puntualmente, gli stessi beni provenienti dalla Cina potrebbero incontrare tutti i tipi di ritardi, dal cattivo tempo durante la traversata oceanica a problemi e ostacoli nei porti. C'è un rischio molto più elevato che i prodotti arrivino tardi, se sono prodotti che magari hanno un expiration date, potrebbero anche marcirsi nel trasporto e quindi sicuramente la location è molto più safe se si sceglie il Messico sulla Cina. Numero 2, stabilità geopolitica. Le dispute e i problemi politici tra Stati Uniti e la Cina sono una delle principali ragioni per cui il Messico sta diventando un attore dominante nell'economia globale. Alcuni analisti prevedono che le tariffe e la relazione instabile tra Washington e Pechino possono portare almeno 10 anni di crescita economica costante per il Messico. Le Nazioni Unite stimano che circa 27 miliardi di dollari di commercio perso tra Stati Uniti e la Cina siano stati recuperati nel Messico, quindi proprio il Messico si sta fottendo il mercato cinese, quindi la Cina non solo sta perdendo soldi, ma gli stanno proprio rubando il mercato. Non sorprende che gli Stati Uniti e molte potenze occidentali siano preoccupati per la retorica espansionista di Pechino e per le mosse del governo cinese per estendere il suo potere e la sua influenza in tutto il mondo. Non sorprende che la regola autoritaria a partito unico di Xi Jinping non sia la forma di governo ideale per le democrazie occidentali, per fare affari. Tuttavia, poiché il sistema politico del Messico è molto più allineato con il loro, l'Occidente potrebbe considerarlo come una scelta molto più sicura per condurre affari, concitare il Messico rispetto a Pechino. Poi c'è il fatto che la leadership cinese continua a insistere sulle rivendicazioni di Taiwan. Questo preoccupa molti governi, appunto, anche perché Taiwan produce tutti quanti i microchip. E quindi anche lì l'America si sta riorganizzando e appunto non con i microchip ma in altre industrie perlomeno il Messico sta traendo vantaggio. Poi parliamo dell'altro pezzo grosso. Come prima abbiamo annunciato ragazzi, la Cina appunto arricchendosi 10 volte negli ultimi diciamo 2 decenni, crescendo anche la ricchezza, crescendo la classe media cinese, ha richiesto salari sempre più alti. Tant'è che se adesso facciamo una comparison tra i salari
cinesi e salari messicani, qui diventa molto interessante. La ragione per cui appunto le imprese degli Stati Uniti e in Europa non hanno portato la produzione di beni sul proprio suolo è che sarebbe troppo costoso. Queste economie sviluppate hanno una classe media ben consolidata e leggi sul lavoro che rendono la produzione di massa meno redditizia rispetto al, diciamo, l'esternalizzazione di queste produzioni. E così funziona il capitalismo. Più economicamente può essere prodotto qualcosa, maggiori sono i profitti. Più riesco a produrre a basso prezzo e più margine ho per trasporto, cosa è il mio profitto. Le aziende fanno sempre qualsiasi cosa per aumentare profitto e ridurre i costi. L'Istituto Messicano del Seguro Social ha riportato che nel 2021 il reddito medio messicano era di circa 16.449 pesos al mese, equivalente a circa 820 dollari al mese. Il reddito medio mensile per un lavoratore negli Stati Uniti nel 2021 invece era di 3.000 dollari, oltre tre volte tanto rispetto a un lavoratore in Messico. Ora, ci sono molte più persone che vivono in povertà e sono disoccupate in Messico rispetto agli Stati Uniti. Il ciò significa che non solo i salari sono molto più bassi, ma talvolta si verificano pratiche, diciamo, poco etiche nel mondo del lavoro in Messico. Il salario minimo in Messico è di 207.000 No, 207 pesos o di 11 dollari, 11,5 dollari al giorno. Quindi, anche se i dati riportati risuggeriscono che i lavoratori messicani guadagnano 820 euro a dollari al mese, la realtà è che la maggior parte dei lavoratori probabilmente guadagna solo circa 230 dollari al mese. Ma quando si tratta dell'industria manufatturiera, le statistiche cambiano leggermente. Diciamo, si riporta che il reddito medio dei lavoratori nelle fabbriche è di 3,5 dollari l'ora, che è inferiore al 20/40% rispetto alla Cina. Quindi il prezzo di produzione della manodopera costa dal 20 al 40% in meno in confronto alla Cina, e qui siamo in Messico. Anche con salari più bassi, il controllo della qualità in Messico si è dimostrato più affidabile rispetto alla Cina, quindi prezzi più bassi e quality control migliore. Quindi spostare la produzione in Messico potrebbe essere una situazione vantaggiosa per alcune aziende che non si specializzano in processi manufatturieri complicati come l'elettronica di alta gamma. Infatti, il basso costo della manodopera in Messico sta attirando effettivamente le aziende cinesi verso il suo concorrente. Fuori dalla piccola città di Salinas Victoria, in Nuevo León, è iniziato un gigantesco progetto per costruire centri di produzione. Il parco industriale è stato finanziato attraverso un accordo con cooperazione congiunta tra Messico e Cina e si chiama Hofusan Industrial Park. Recentemente, aziende cinesi come Hisense, Kahome, Manhua e Sunon hanno aperto centri di produzione a Hofusan per approfittare della manodopera economica dei bassi costi. Quindi persino le aziende cinesi stanno abbandonando il loro stato, stanno abbandonando i loro profitti, diciamo, cinesi e portandoli in un altro stato. Soldi che la Cina non può tassare, soldi che la Cina non può recuperare e soldi che non faranno più parte degli import e export cinesi. Nel solo 2022, circa 44 diverse aziende asiatiche hanno aperto spazi di produzione in Messico. Ciò si aggiunge al già grande numero di paesi stranieri come Giappone, Corea del Sud e Stati Uniti che stanno già utilizzando la forza lavoro messicana per la loro capacità di manufacturing e inizieranno ad aumentare attirando sempre più lavori esperti, poiché i salari sono ancora da raggiungere, i salari più alti sono ancora da raggiungere, i tassi di pagamento in Cina e altre parti del mondo. Ci sono margini di manovra che permettono una crescita continua appunto per il Messico in queste industrie. Last but not least, la flessibilità, ragazzi. Quindi abbiamo visto che location Messico top, logistica Messico top, politiche Messico più allineate con l'Occidente, costo del lavoro più basso della Cina, quindi mi conviene, tanto mi conviene che addirittura le aziende cinesi stanno lasciando la Cina per venire in Messico. Last but not least, flessibilità. Sebbene la stabilità geopolitica sia un aspetto importante del motivo per cui le aziende stanno spostando la produzione in Messico, la flessibilità che il paese offre alle aziende è altrettanto attraente. In Cina lo Stato controlla tutto. Se tu fai business, c'è lo Stato, è un po' come la mafia in Italia. Ciò significa che può essere molto difficile per alcune aziende operare nel paese o produrre i loro prodotti come ritengono opportuno. Questo è meno problematico in Messico. Alcune aziende, specialmente negli Stati Uniti, potrebbero essere disposte a pagare di più per i processi di produzione in Messico, in cambio di una maggiore flessibilità nella catena approvvigionamento e una maggiore fiducia nei tempi di consegna. Ma, come abbiamo anche fatto vedere poco fa, in teoria, guardando i costi di produzione, in realtà saranno più bassi della Cina. Quindi, oltre ad avere un quality control e una flessibilità maggiore, ti costa pure meno. Con la direzione attuale, sembra che l'economia messicana continuerà a crescere e la produzione potrebbe diventare più costosa in futuro, come è successo in Cina.
Cina. Ma finché i prodotti e i beni vengono continuamente prodotti senza interruzione, le aziende continueranno a fare profitto. La realtà è che anche se alcune risorse e aspetti da affari in Messico possono essere più costosi che la Cina, le aziende occidentali sono disposte a pagare un premio per avere la flessibilità e la sicurezza che i prodotti arrivano e che arrivano con una qualità più alta. Per le aziende statunitensi, il Messico offrirà più flessibilità grazie alla sua posizione. Circa il 40% del materiale utilizzato nel processo proviene dagli Stati Uniti e quindi c'è un altro bellissimo via vai veloce che aiuta la logistica. E ciò è vantaggioso per appunto motivi di controllo qualità e fornisce un impulso economico al paese stesso. Al contrario, solo il 4% dei prodotti fabbricati in Cina utilizza parti fabbricate negli Stati Uniti. Quindi è più unilaterale il commercio. È utile notare che ci sono ancora alcuni problemi significativi che il Messico deve superare e si spera che supererà prima o poi. Il Messico si posiziona al 128esimo posto su 180 nell'indice di percezione a corruzione, che vi dirò, secondo me non è neanche troppo male, il che non è ottimo. Fino a quando il governo riuscirà a controllare la criminalità organizzata, i cartelli, gli ufficiali pubblici corrotti e la percezione negativa del Messico, dal punto di vista, diciamo, del mondo, quello che ne pensa del Messico, il Messico, diciamo, avrà un po' i problemi di crescita, però comunque abbiamo questo influx continuo, questa possibilità per il Messico per continuare a creare esperienza, far vedere che non sono male e quindi il tempo secondo me sarà dal loro lato. To finish, il Messico ha anche bisogno di modificare la sua infrastruttura ed espandere le sue capacità di spedizione se spera di competere con la Cina. Tra i 50 porti marittimi più grandi al mondo, nessuno si trova in Messico. Il porto più grande del Messico, Porto di Manzanillo, fa 6 volte meno affari rispetto al porto di Los Angeles. L'infrastruttura come strade e ferrovie deve essere migliorata e sviluppata per consentire alle aziende di spostare merci attraverso montagne, deserti e fitte giungle in Messico. Quindi il Messico sostituirà la Cina come capitale manifatturiera del mondo? Probabilmente non presto, però la direzione è quella. C'è poco dubbio che il Messico abbia molto a suo favore e la sua economia continuerà a crescere man mano che sempre più aziende optano per spostare la produzione nel paese. Tuttavia la Cina è ancora una grande potenza e domina la produzione in Asia e spedisce merci in tutto il pianeta. È diventata anche il principale fornitore di enormi mercati in Africa e America del Sud. La questione è che alla Cina potrebbe non importare nemmeno che il Messico stia avanzando nel settore manifatturiero. La Cina è diventata abbastanza ricca da diversificare le sue attività, il che significa che non deve affidarsi solo ai beni, cioè manufacturing, per far crescere la sua economia. Paesi come India e Vietnam stanno ancora producendo molti prodotti per aziende di tutto il mondo, compresa la Cina, e a causa dei bassi costi della manodopera e delle catene di approvvigionamento sviluppate, e non importa quanto gli Stati Uniti vogliono allontanarsi da Cina, la Cina ha comunque accesso a tutti gli altri mercati. Tuttavia, ciò non significa che gli Stati Uniti non diventeranno progressivamente sempre meno dipendenti dalla Cina, e questa può essere una cosa buona. Mentre si rivolgono appunto piano piano verso il Messico per più delle loro esigenze manifatturiere. Anche se potrebbe richiedere il tempo, sembra essere l'esito più probabile. Quindi la Cina sicuramente ne soffre in questo momento, ma è cresciuta abbastanza per espandere la sua economia, per espandere i suoi settori e tutto quanto. Però, se non fa una transition buona in questi altri settori, probabilmente potrebbe soffrire tanto. Xi Jinping recentemente ha detto che ci sarà da soffrire nei prossimi anni e mesi, quindi è da vedere quello che succederà e le scelte che faranno. Per finire, la Cina non sta andando da nessuna parte. Il Messico vedrà quasi certamente più imprese ricarsi nelle sue coste per incentivi alla produzione, ma la Cina rimarrà una potenza economica e una politica abbastanza dominante. Le persone che vivono negli Stati Uniti e in Canada probabilmente vedranno sempre meno prodotti made in China. Tuttavia, lo stesso non si può dire per il resto del mondo. L'economia messicana crescerà grazie alla sua posizione, stabilità e manodopera economica, ma è quasi certo che l'economia cinese continuerà comunque a crescere se fa un buon lavoro. Detto ciò, ragazzi, questo è un video lunghissimo per farvi vedere la situazione in Messico, Cina e Stati Uniti e giusto per provarvi che il trading sta scendendo di brutto. Fate quello che volete con queste informazioni, queste le ho prese da vari siti e da vari altri video YouTube. Semplicemente, diciamo, tradotti perché sono cose che mi interessano e volevo anche esternarle a voi se magari non sapete l'inglese. Detto ciò, ragazzi, se vi piace quello che faccio, lasciate un like e subscribe e ci vediamo alla prossima. Ciao!